Sicilia Fashion Village. Buonasera, buonasera da Non Solo Shopping, buonasera da Gira.org. Qualche piccola novità avremo da raccontarvi. Stiamo aspettando lui, Sasà Salvaggio, questa sera all'Outlet Village. Non Solo Shopping, andremo a scoprire cosa succede, cosa non succede, quanta emozione c'è nella gente che vive questo grande evento, come tanti altri eventi che sono stati vissuti qui all'Outlet Village, provincia di Enna. Ah, Gira, veramente sembra un sogno. Ma qui si spengono le luci. Ah, scusatemi il jeans, perché mi ha secutato i cani a mangiarini. Non lo dite a nessuno, mi raccomando, i cani, non è colpa mia. Volevo vestirmi pulito, mi sono messo la camicia bianca, va bene uguale. A dopo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti anche stasera all'evento Shop and Show qui al Sicilia Fashion Village. Stasera è il momento del cabaret, quindi tante risate. Mi fate sentire un applauso che vi vedo un po' mosci? Eccoci, ora vi sento, benissimo. E allora, come vi dicevo, appunto, oggi è la volta del cabaret, però prima di presentarvi l'ospite che voi sicuramente conoscete, Sasà Salvaggio, lo vedremo tra poco qui sul palco, vorrei fare i miei doverosi ringraziamenti. Ringrazio infatti la proprietà e il gruppo Percassi, la direzione quindi Anna Resina e dell'AM Eventi VIP, perché grazie a loro ovviamente che siamo tutti qui e possiamo godere di questa bellissima serata. E allora, io penso che siamo pronti, è il momento, lui è là dietro. Io ve lo presento, lui è un comico conduttore, pensate, anche autore televisivo, inizia nel 1992 e da lì in poi grandi successi a livello regionale e nazionale. Tra le innumerevoli apparizioni televisive, vi ricordo che lo abbiamo visto come cabarettista insieme, come presentatore a Stasera si ride, come inviato a quelli che è il calcio su Rai 2 e come conduttore a Striscia la Notizia. Un po', l'entrata è appena entrato sul palco, andiamo, venite. Guardate un po' come si presenta un vero artista. Applauso, buonasera. Buonasera, grazie. Che meraviglia. Guarda quanta gente, guarda. Meraviglia. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, benvenuti, guarda che bella serata, bella, devo dire, anzi rispetto, io sto arrivando da Palermo, a Palermo c'era un cavolo bello qua, diciamo che l'aria ennese da questo punto di vista è bella fresca. Allora, intanto buonasera, benvenuti, grazie di essere qui stasera, sto vedendo naturalmente tanta gente che sta facendo shopping, che sta arrivando, però giustamente come mi dicevano i proprietari, meglio che rimangano a spendere soldi. A parte gli scherzi, allora prima di cominciare voi sapete che c'ho il mio urlo di riconoscimento che mi ha reso famoso ovunque quando spunti in TV, come faccio a te Sasà? Allora voi sapete che io nei miei spettacoli, diciamo, io li chiamo non spettacoli di cabaret ma di umorismo siciliano, perché io mi sono distinto e continuo ancora a fare questo lavoro di reclamizzazione di una Sicilia diversa da quella che si conosce, no? Attraverso la storia, la cultura e soprattutto attraverso l'ironia dei siciliani. Perché purtroppo sarà successo a tanti di voi, appena andate soprattutto fuori l'Italia e dite che siete siciliani, che cosa vi rispondono? Siciliano? Mafioso. Vi racconto un fatto mio personale, successo all'isola di Sambat, nei Caraibi, figuratevi dove eravamo. C'erano due ragazzi di colore e dovevano vendere, io un mio amico di Catania, e ci volevano vendere lo spinao. Ci facevano, fratello, spinao, e ci facevano, ma che cos'è questo spinao? Ci facevamo spiegare nella loro lingua che cos'era lo spinao, e che avevo visto spinao era la droga, la marijuana, ma come pazzo, ecco. Sente, Vadine, chi sottisteva? Spinao, vedendo che noi non volevamo comprare, questo ci ha minacciato, si avvicina dall'amico mio e ci fa questo in inglese, we are Sicilian boys, siamo picciotti siciliani. I Caraibi hanno arte. Si volta l'amico mio e ci fa, chi siti guardi? Ci fa, I am from Catania. Guarda, è my friend Italia mia from Palermo. Che appena ci disse Palermo, c'era un albero di cocco, chisto, curre a chiana danga. Io mi ci avvicinavo e ci disse, my friend, what's? Chisto mi fa di danga, Totorrina, ma va fanculo, Totorrina, venite.
Ciao Antonio, hola, come stai? Buonasera, sono molto bene, muchas gracias. Dietro di noi c'è Sassa Salvaggio, avete visto? Sicilia Outlet Village. Non solo shopping per l'ennesima puntata, a vedere cosa vuol dire andare a gustare questo evento. E lo vedremo con un amico che adesso deve carburare, lui adesso carbureremo insieme. Molto bene, stiamo qui, stiamo molto in confianza con voi. È la stessa cosa, la gente di Spagna, la gente catalana è come la gente del sud Italia. È la stessa cosa, sono i catatori. Ah, quindi tu già ci stiamo capendo, io non ho studiato per dentro lo spagnolo e da stasera farò un corso acceleratissimo. Allora, fra pochissimo andremo tra la gente con Radio Barcellona, Giro.org, e questa sera ve lo diciamo perché... Diciamolo, noi siamo diventati degli uomini un po', più ci stiamo allargando. Detto in spagnolo, noi ci stiamo... Tu adesso come il ministro della Russia? Diciamo, lo conosci. E in Spagna si conosce la Russia. Come conoscete la Russia? È un comico, come Berlusconi. Ah, sentite, non l'ho detto io. Conoscete anche Berlusconi? Sempre. Ma mi fai l'imitazione in spagnolo di Berlusconi? Italianos, esta noche vamos a hacer el bunga bunga. No, questa la tagliamo. Buonasera, io sono Antonio, piacere. Buonasera. Lei è la signora? Concetta. La signora Concetta, noi siamo Non Solo Shopping, è una trasmissione che vuole vedere le emozioni della gente in mezzo agli eventi, a queste situazioni aperte, perché di Outlet Village in Italia ce n'è tantissimi, però col cielo così aperto, senza tetto, signora, ce n'è pochissimi, glielo giuro, non ce n'è tantissimi, e qui in Sicilia ci possiamo permettere questo, perché non c'è, no, piove mai, c'è sempre bel tempo. Ora noi abbiamo invitato, signora, un amico dalla Spagna, che si presenta, è il signor Antonio. Hola signora, buenas noches. Che le vuole chiedere qualcosa? Allora, chiedo a usted, ¿le gusta este spettacolo? Chiede, le piace lo spettacolo? Sì, mi piace lo spettacolo, soprattutto perché questo era un terreno arido. Ah. Era nessuno. Già almeno hanno trovato un motivo. Nessuno poteva immaginare. Non tenia fertilità este terreno. No, lui parla delle patate, sì. Cioè, nel senso, perché lui dice, no, lui ha capito male, perché praticamente ha detto, dice non era fertile, come no, era fertile qua, c'era il grano, signore. Però ora c'è, no, è molto importante perché è molto importante. Molta gente si incontra, e no problema. Ah, vale, qui sta un sviluppo economico, politico, sociale e culturale. Signora, Sasà ha detto che ha detto che in questa terra, come la Sicilia, che è splendida, come mi terra, come è Spagna, hay muchas invasioni storiche. Molte invasioni storiche, ha capito, è facile, lo spagnolo è semplice. Allora, sì. Intendiamo a sapere se in queste dominazioni Spagna tiene un ruolo molto importante qui. Ah, vuole sapere se la dominazione spagnola ha aperto dei negozi qua. Penso, forse sì, non lo so. Ha aperto il negozio, c'è un negozio spagnolo qua? No. Sono stato, ho sentito. Sono arrivati dei camionisti spagnoli a portare delle attrezzature, non lo so. Hai visto? È arrivato il camion spagnolo. Ah, vale. È camion. Noi non dobbiamo temere la nostra lingua, signore e signori, anche perché la lingua siciliana, poi, con tutte le varie dominazioni, è stata contaminata dalle tante dominazioni che abbiamo avuto, che ha arricchito la nostra lingua, anche diventandola molto diversa anche da provincia a provincia. Allora, vi farò un excursus velicissimo sulla lingua siciliana, cominciando da Messina. Messinese interpreta proprio la sicilianità. Ci senti? La lagnosi, il messinese quando parla già capisci. Cacciabutta a campare. Tu lo vedi, un messinese quando parla compare, un anno, stai figliolo, quanto siete, 22, mannaia, non si fa niente, in tanchiana, ci senti? Compare 22, vedi che sono rallentati. Aspetta. Sentiamo la zona sud-est, proprio della Sicilia, dove c'è Ragusa. A Ragusa c'è stato un furto storico, perché è l'unico dialetto della Sicilia dove manca la lettera H. Cosa fruttio? Non si sa. I tipi di canna chiave dicono che hanno acciato. Il chiodo è ucio. Per dire che sta chiovendo, sta chiovendo. Una volta in Salomeria mi fa male Auriccio. Chi tu parlava di Auriccio? Mi faremo formaggio. Se sai che ci fa male Auriccio, gli fa male a lei. Ma una parola, signori e signori, ce l'hanno fatta perdere a Ragusa. Una parola forte per noi siciliani. Tu quando dicevi amin, se capisci, a Ragusa na fecero diventare una cosa cinese, a mingia.
che succede, signore? Spostiamoci un po' al centro della Sicilia, andiamo dalle vostre zone, per esempio Enna, dai, la zona di Enna, Piazza Armerina, soprattutto Nicosia, Idone, da parlano francese. Perché c'è stata una lunga dominazione gallica e tu vai da Idone a Nicosia, che stai facendo, vestendendo, rapa l'armoire, parla con Monchiusen, il bucchiere d'acqua dicono un bucchiere dell'Ewa. Ci si chiccia tu mannaggia, sta marca e l'acqua. Caltanissetta invece hanno la C aspirata, un po' come i calabresi. E tu se ne parlano ogni sera, ti dice dove si dice di Caltanissetta, che cos'hai? Ci scattano, sta aspirazione. Poi c'è il dialetto di Palermo, sapete Palermo è una città molto complessa, dove sono arrivati, pensate, i palermitani sono un popolo che è frutto da dominazioni, per esempio, arabe e normanne, figuratevi che mix di culture e civiltà, il palermitano è molto esagerato, soprattutto quando tu lo chiami, il palermitano è uno diffidente, se uno in una piazza così enorme ci fa un palermitano, scusi, il palermitano ci sta parlando con mia, Palermitano è esagerato ed è preciso soprattutto nell'offesa, è uno che non lascia niente al caso, se ci deve dire cretino a uno, non è che ci dice cretino, ti dice ma sì, tutto cretino, sì, tutto cretino. Questo vizio nostro nell'offesa, l'esagerazione è tutta siciliana, se ci mandate cretino a uno ci diciamo cornuto, tu e tutta la tua razza, con uno manchi canucci, siamo esagerati, e va. No, sapete, anche il catanese è un dialetto molto cantilenante, Catania è un'altra bellissima città piena di storia, il catanese c'ha una particolarità, che sai quando inizia a parlare, ma non sai quando finisce, il catanese è lungo, tu ci stai parlando con me, tu c'hai chi rappresso, veramente... Sono di Enna. Di Enna, abbiamo conosciuto un gruppo di Enna, allora però, lui... Però abita a Torino. Abiti a Torino e se tieni 2B vuol dire che sei orgoglioso di essere Terrone, come ha detto Sasà. Questo sì. Io pure, abito pure io a Milano ogni tanto, Davide. E ti dico, sono orgoglioso tanto quando lui, sono d'accordo con lui e dopo lo andremo a intervistare e conoscere. Mi fate solamente un saluto a Radio Barcellona, perché Gira.org questa sera in collaborazione con Radio Barcellona, che è Antonio, lui, Antonio pure io, abbiamo fatto scopa. Giocate a carte voi? Come no? Dimmi la verità, perché mi dici un sacco di bugie stasera? Perché ti vergogno? Sono di Enna. Ah sì. A Enna parlano strano, c'hanno un accento diverso. Un saluto a Radio Barcellona, lui è un amico. No, in spagnolo. Questo saluto sarà mandato a Radio Barcellona e diciamo che sono di Enna che salutano. Un po' che brutta figura non la vorrei fare. Sì, ma noi lo spagnolo non lo sappiamo. Vabbè, provaci. Allora, va a ripetir conmigo, vale? Va a ripetir conmigo. A las amigas, a las amigas. A las amigas. E a los amigos. A los amigos. Da Radio Barcellona. Da Radio Barcellona. Un saluto muy caloroso. Un saluto muy caloroso. Mucho gusto. Mucho gusto. Visca Barcellona. Visca Barcellona. Visca Barcellona. Visca Barcellona. E visca Catalunya. E visca Catalunya. Molte. Che cacchio volete dire? Vi state divertendo con Sasà e io vi lascerò subito liberi. Lui è Antonio, io sono Antonio anche. Antonio, dicevo, è un altro gusto. Antonio pure. Gli altri Antonio, tre Antonio. Dove siete Antonio? Piacere. Piacere. Enna. Rita. Io sono Rita. Rita. Vale, molto gusto. Incantato di conoscerti. Incantata. Aspetta, io non hablo. Spagnolo. Cerco di tradurre Antonio io. Antonio che va a sapere la traduzione. Ah, sua mamma comunque è italiana. Mi madre è siciliana, è di Agira. È di Agira, quindi è un caso. Esatto. Sì, vale. Esatto. E lui ti farà delle domande, vediamo, proviamoci. Ora, ti gusta questo spettacolo di Sasà? Mucho. Ok, Lucio, ti risposto, hai visto, ti risposto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pronuncia buona? Pronuncia tutto bien? Sì, sì, muy bien, muy bien, muy bien. Habla muy bien, perfectamente. Entonces, vamos a ver. Io tengo che decirte una cosa. Tu eres una chica muy cariña, muy buona. La chica non è una parolaccia, no, non se la prenda. No, lei marito, è marito. Ragazza, ok, chica è donna. Perché una mujer. Ovvio, è bello capo tu, ovvio. Tu è molto tranquillo. Sicilia, pam, si fanno un culo così. Allora, a las amigas y a los amigos. A las amigos, a las amigos.
De Radio Barcelona. De Radio Barcelona. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Visca Barcelona. Visca Barcelona. Visca el Sicilia Auto Village. Visca el Sicilia Auto Village. Ok. Adeu. Adeu. Mucho cariño. Mucho cariño. La Divina Commedia praticamente gli ha fatto ripetere. Io la ringrazio. Da Enna è un piacere. Gira.org vi saluta. Sicilia in diretta. Noi raggiungiamo il top quando il siciliano va in crociera. Signori, le scene che ho visto io, perché il siciliano quando acquista queste cose c'è una formula che è all inclusive, ciò significa che è tutto pagato, puoi mangiare tutto quello che vuoi. Tu mangi un siciliano che è tutto pagato, gente che chiama a me mangiare pure i chiodi della nave me devo mangiare. Ecco, un siciliano si presenta a 7:30 con tutta la famiglia e comincia a mangiare, parte piano piano. Un latte, un cornetto, chiama l'occhio, ci cammina. Chiatalia ci fa, quasi mentre è venuto un cornetto io vado lì, a un certo punto vedi queste cose con mugliate rapide, sasizza, di mattina fa sole, gente che si mangia affrettata, fottiti, intanto siamo un bagaglio. Ho visto mangiare la gente la pasta di mattina, la frittata, i ravioli e la sasizza di mattina. Per esempio faccio la differenza, guarda, tra l'impiegato comunale di Enna e l'impiegato comunale di Milano. A Milano l'impiegato di Milano fa la pausa pranzo, si mangia un toast e continua a lavorare. O mangia l'impiegato di Enna che ci dobbiamo mangiare un toast e che siamo malati, siamo... La pasta ce la dobbiamo mangiare perché è giusto, il primo, il secondo, il pane, in una famiglia si c'era un po' meno, l'insalata. E poi mi fanno impazzire quelli che si mangiano il dolcino, dicono ma se me lo mangio perché mi devo levare il sapore. E che ti ha mangiato un nizza che ti ha levato il sapore? Il sapore. Noi mangiamo, signori. Allora io mi chiedo ma come mai? Come mai, signori, noi mangiamo in questa maniera? Perché a noi figli siciliani ce li inculcano sin da piccoli. Mangia. Da noi il cibo per i bambini non è un piacere, è un'imposizione. Mangia, a mangiare, mangia. Più il bambino è grasso, più sono soddisfazione per la famiglia. Già Talia quanto è tanto. Già che bello, Talia che bello, tanto, tanto, piccinini, aspetta, aspetta, tanto. Io ho l'entisore che va in Sicilia, che bello picciottetto sicco. Dai, anzi sei sicco, malato è. Ah ma mangia, fermi, fermi. Mangi, io mi ricordo la mia generazione, siamo cresciuti con il betotale, vorrei guidare un betotale. Vitamina B12, mangia, ci dicevamo per così, c'era appetito. Eravamo tanti, signore e signori, mangia, a mangia. L'altro giorno mio amico il bambino si mangiava il primo e il secondo, non si mangia pane, chiamo pediatra con mangiarento. Non è possibile. Non è possibile. Allora, poi soprattutto non parlo per le nonne, signore, le nonne soprattutto che con i propri figli sono state un po' più rigide che i nipoti. Se no mio amico ci fa, mamma basta, non lo farei mangiare, basta. Dice, ma non lo vedi che il bambino è deperito? Mamma, deperito, il bambino c'ha 5 anni e pesa 60 kg, non è deperito. E che cosa ti risponde la mamma? Sì, con la mente ci fa, tanto allonga. Ma quanto va allungare? 50 metri deve allungarsi. Ah, pubblico meraviglioso, guarda, guarda che meraviglia. Thank you very much. Allora, lei è bionda, non può essere spagnola. Ma tutto il mondo hai rubias, hai morenas, che può essere spagnola. Ma non puoi dire che da un vestito una signora è spagnola o non è spagnola. Glielo posso chiedere, adesso vediamo. Scusi, vi disturbo. Lui è un, noi siamo di Gira.org, un portale che si occupa di eventi, eccetera, eccetera. Lui sta scommettendo con me che sono moglie spagnola. Non è spagnola, secondo me. Lei è spagnola, signora? Sbaglia di grosso. Ma perché? 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 Tu hai pensato, giusto? Pensato, giusto? Che la signora ha detto nome? Non, Carmen, nombre o nome? La Carmen. Oh, no, non partire in guinda, non partire in guinda. Un minuto, un secondo. No, vuole fermare, signora, spendo ancora. Perché la pensavi che era spagnola? Perché tu hai pensato... Ma non c'ha le nacchere! Las chicas, las mujeres... Non è mora!
Las chicas y las mujeres. Las chicas, se ofende el marido. La señorita. No, la señora. Las mujeres. La señora. La mujer. La mujer. Se no, sin gas, se echa razón. Antonio, si tiene, por favor, que decirme unas palabras, voy a decirla. Si no, estoy callado. Aspetta. Ripeti. Allora, se tu quieres che io hablo, vale, se no, estoy callado. No, no, stai zitto, no, per carità, no, no, continuo, tu non callado, continua. Allora, las mujeres... Perché, pensate? Scusatemi per la parola. Van a passear así alla Barceloneta. Ah, perché aveva la passeggiata da Barceloneta. Signore, mi scuso per aver interrotto, il microfono era acceso, l'aveva capito anche lei. Io mi sono divertito, spero anche voi. Ai, 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 siciliano, signori, che popolo incredibile con tanti difetti, io me la prendo pure con i siciliani, signori e signori. Noi dobbiamo cambiare. Noi abbiamo un difetto enorme che ci blocca. L'invidia, signore e signori, ma se potessimo levare il siciliano invidioso delle proprie cose, anche nella propria famiglia. Un occhio non può vedere l'altro, sempre in guerra, diffidenti. Dobbiamo essere un poco più aperti. Pirandello diceva che il siciliano è un'isola nell'isola. Sembriamo aperti, ma siamo anche chiusissimi. Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più civili, dobbiamo avere il senso civico più spiccato, perché non è che non siamo educati, ma non abbiamo senso civico. E sapete dove si vede? Nel traffico. L'avete visto nelle autostrade come camminano i siciliani? C'hanno una mano penzolante. Sta mano a così l'avete vista mai? Finestrino calato e sta mano. Pare a così una mano morta. È pronta. Gli appena lo sorpassa con no! Già ci scatta in automatico, vedo. Pem! Piano, piano, io ed Antonio stavo cercando di conoscere il più possibile siciliano. Stasera è molto difficile perché l'attenzione su Sasà è completamente risucchiata, chiaramente, perché è veramente strepitoso. Ti piace Sasà? Mi gusta mucho. Non capisce niente, però gli gusta mucho, cioè la capisci un pochettino. Un pochito, lui, un pochito. Lui questa sera, questa noche, noches, correggimi se sbaglio. Vale, entiendo. Okay. Questa noche se lui fa ridere degli spagnoli, del siciliano, si scusa, e parla del siciliano ed è orgoglioso di essere siciliano. Come io sono orgoglioso di essere catalano. Ecco, e quindi noi stasera insieme a questo profumo straordinario andremo a conoscere altri ragazzi. Ne ho visto qualcuno, vieni con me, vieni con me. Ciao ragazzi, ciao, scusate. Allora, lui è di Barcellona, di dove siete voi? Sicilia. Parliamo in silenzio, disturbiamo un attimino Antonio perché qui il volume è molto importante e stiamo praticamente vedendo l'emozione della gente in giro per l'Outlet Village, in giro per gli eventi. Siamo a giro.org e a siciliaindiretta.it. Voi vi chiamate, sono Antonio, piacere? Maria. Roberto. Roberto, tu ti chiami? Claudia. Ciao Claudia. Di dove siete? San Cataldo, non Cataldo Catalunia, Cataldo, no, Altanissetta, è un altro paese, Altanissetta, Nissa. Nissa, bravo. Se gustan venire qui per comprare roba. Ah, se ti piace venire qua, scusa, se ti piace venire qui a comprare i vestiti o comunque ci sono delle robe trendy, ti piace? Sì. Tipo? Ti le gusta la roba deportiva o la roba casual? Roba casual, sportiva? Sportivo. Sportivo, te? Casual. Casual? Elegante nessuno dei due. Ancora no, è troppo presto. Quanti anni avete? 16. 16. Sembrate più grandi. Sono pareas? Siete parenti? Sì, no. Cugini. Pareas significa fidanzati. Una coppia. Ma siete cugini seri? Niente, sono cose nostre. Fatti tuoi. Fatto stai fatto sott'altro. Cosa nostra, mafia. No, quella è un'altra cosa. Vabbè, è sveglio. Ora, fagli l'ultima domanda e poi andiamo via. È un'altra sua domanda sopra le ragazze che lo sono. Non comprendito nada. Questa muy loco, come dice Shakira. Ogni tanto mi la lingua va via, perché tra spagnolo, capito? Allora, a chi vienen soprattutto per comprare o per essere in compagnia? Venite qua per passare un po' di tempo, per stare insieme alla gente, per conoscere. Un saluto. Alle amigas. Quattro saluti già sono. Allos amigos. Los amigos. Da Radio Barcelona. E tu? Visca Barcelona. Visca Barcelona. Visca al Barça. Visca al Barça. E visca Catalogna. Visca Catalogna. Vale, molt bé. Adeu. E vedi che gente c'è, e vedi, tutti quanti adesso stasera è un solo shopping un po' flemmatico, un po' più tranquillo, perché non possiamo disturbare. Sasade merita rispetto, quindi ragazzi, buono spettacolo. Ciao. Dobbiamo migliorare perché siamo un gran popolo, io lo dico sempre.
Ora vi voglio fare vedere veramente quanto certe volte non c'è miglior detto che necessità fa virtù, e visto che siamo in un centro commerciale, anche se non è la stessa cosa, vi faccio vedere come i siciliani sono stati grandiosi anche nel reclamizzare, inventarsi un lavoro, abbagnare i nostri venditori ambulanti siciliani che girano per tutta la Sicilia, che io veramente proclamerei patrimonio dell'umanità siciliana, veramente. Hanno capito, hanno inventato delle frasi, degli slogan veramente per crearsi un lavoro. Intanto vi faccio vedere chi è il venditore ambulante siciliano: l'automezzo, la lapa a cerruote, ce l'hanno tutti, smarmittata, che esce così dalla fabbrica, così tu li senti, sportello di sinistra mancante perché ci fa d'aria condizionata, con quelle vocine che sono belle, che sono belle, non si capisce mai niente, però è bello. Ti riempio, io ve ne dico uno che sicuramente unisce tutta l'Italia, dalle Appennini a Lampedusa, lui arriva e fa: donne, è arrivato Antonino. Signori, dovunque passa avrà 5.000 fratelli, perché non è possibile. Io ve ne dico uno che c'era tanti anni fa a Mondello, a Palermo. Questo vi faccio capire, come diceva Pirandello, il siciliano è attore nel momento in cui nasce. Faccio vedere quanto arte ci può essere anche in un venditore, questo veramente, un attore. Questo signore vendeva delle bibite, le lattine con la corda attaccate dietro, sapete, un lavoro faticoso, pensate, camminare con questo peso sulle spalle sotto il sole siciliano, nella spiaggia. Lui entrava in spiaggia e cominciava a fare Coca-Cola di più, aranciata più picca, birra, e sai cosa bevi? E non beve nessuno, chi malure, nessuno mi chiama. Lui vedeva la carta malapicchiata, si avvicinava uno e ci diceva: qualcuno ha chiamato? Che a chi lo satava nell'aria, si girava: mi sono sbagliato. Ditemi se questa non è arte, ditemi se questa non è arte. E poi possono anche veramente succedere disgrazie allicate in provincia di Agrigento. Una volta un venditore di frutta e verdura con la lapa piena piena, sapete, nell'Interland siciliano le strade non è che sono tutte precise, omogenee, perciò nella curva c'ha fazio, non c'ha fazio, la lapa ci comincia a fare rum, rum, e a cappotta calapa, una disgrazia, dopo 20 minuti che aveva fatto, schiena rotta, aiuto, aiuto, a cappottai calata, va bello che dopo 20 minuti faceva aiuto, si stanno fottendo i Pira e i Puma. Io ho fatto un lavoro nel 2008 dal Teatro Massimo di Palermo che si chiama Racconti di Sicilia, tra l'altro un lavoro tratto da un grandissimo catanese che era Santi Correnti, che è stato uno dei più grandi studiosi della cultura siciliana. Ha pensato un lavoro con i sottotitoli in inglese che mi ha permesso di vincere un Oscar a Miami al Sicilian Film Festival, un modo veramente rivoluzionario per far vedere la Sicilia. Pensate che gli americani mi dicevano: ma perché voi in Sicilia avete i teatri, figuratevi che immagine hanno ancora di noi siciliani. E in questo lavoro ci sono i ricordi dei grandi viaggiatori che hanno visto con occhi non siciliani la Sicilia, e dunque con onestà hanno potuto giudicare quanto è bella la nostra terra con i suoi pro e i suoi contro. E questo, quello che mi ha sempre più affascinato, è Edmondo De Amicis, uno che di cuore, come dico io, se ne intendeva, che nel suo libro Ricordi di un viaggio in Sicilia ha scritto: «O divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduto». Viva la Sicilia siciliana! Buonasera a tutti! Ciao! Vai, vai! Buonanotte, grazie a tutti! Buonasera, noi non solo shopping, vogliamo beccare tutte le emozioni del pubblico, e stasera le emozioni ce n'erano, e come? Ti posso fare una domanda da lui? Assolutamente sì. Allora, stasera niente, che facciamo? Bene. Bunga bunga? No, guarda, è meglio di no. Evitiamo, allora evitiamo, canone. Adesso c'ho una mini tour internazionale, vado all'estero come con il mio lavoro, adesso faccio la Svizzera, faccio il Belgio, poi a dicembre vado a Los Angeles e poi a marzo parto con un musical. Quindi da Palermo. In inglese? No, sempre in lingua italiana e siciliano. Quindi troverai teatri pieni? Sì, 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 pieni siciliani sono everywhere, come dico, un neghe. Everywhere. Sì, sì, evidenza quelli che?
quelli che benissimo, ho fatto tanti anni, quest'anno non si sa niente perché Simone è passato a Sky, perciò c'è un nuovo cambio di marcia, vediamo, siamo qua. La saluto agli amici di Sicilia in diretta. Oh, ma che te ne... La sa, sei tutto, ma come vi picchiate? Oh, abba!